Un cordiale saluto di bentrovati ai nostri telespettatori, benvenuti a questo spazio informativo del TG8 dedicato alle elezioni amministrative del maggio 2023. La data individuata è quella del 14 e 15 maggio. Saranno chiamati al voto vari comuni in Abruzzo, tra questi anche il comune di Cepagatti in provincia di Pescara, che è quello di cui oggi ci occuperemo, avendo qui in studio appunto i due candidati sindaci che sono Gino Cantò, sindaco uscente, e Pierpaolo Canzano. Tra poco entreremo nel merito appunto di questa campagna elettorale che è già entrata nel vivo. Ricorderemo soltanto appunto che il 14 e il 15 maggio anche il comune di Cepagatti sarà chiamato a rinnovare la carica di sindaco e anche l'assetto, diciamo, del consiglio comunale, da cui poi emergerà anche il nuovo governo cittadino del comune appunto di Cepagatti. Allora, dicevamo, Gino Cantò, sindaco uscente, sostenuto dalla lista Cepagatti-Se. Grazie sindaco per aver accolto il Grazie nostro invito. a voi. E poi Pierpaolo Canzano con la lista Cepagatti Cambia. Grazie anche a lei. Buonasera a tutti. Allora, io comincerei subito, perché non voglio dilungarmi, il tempo a nostra disposizione, spiego anche ai telespettatori come sarà gestito, insomma, questo spazio dedicato alle elezioni amministrative per il Comune di Cepagatti. Noi avremo a disposizione circa mezz'ora di tempo, che sarà suddivisa in egual parte, insomma, in egual misura tra i due candidati alla carica di sindaco. Avrete delle domande a cui rispondere nel tempo massimo, diciamo, di 2 minuti e mezzo, quindi cercate, per quanto vi è possibile, di contenere le vostre risposte in questo spazio. Abbiamo decretato, prima di iniziare questa registrazione, insomma, che sarà il sindaco a iniziare a rispondere alle prime domande, poi ci invertiremo per insomma, cercare di dare equo spazio anche agli altri e per cercare di, diciamo così, di non facilitare, di non agevolare nessuno nell'ambito della costruzione di questo spazio dedicato alle elezioni amministrative. Allora, non mi dilungo più di tanto, io comincerei subito dal sindaco Gino Cantò, sindaco uscente, lista Cepagatti-Ce. Cominciate subito a presentarvi. Allora, chi siete e qual è la lista che vi sostiene? Allora, io sono Gino Cantò, ho 64 anni e faccio la professione di commercialista dal 1982, quindi sono 41 anni. Negli ultimi 5 anni ho rivestito la carica di sindaco del comune di Cepagatti e mi ricandido a sindaco perché la mia squadra e i miei assessori e tutti i consiglieri ritengono che nella mia persona vi sia tutto quello che rappresenta la cittadinanza di Cepagatti. Della mia squadra fanno parte 8 uomini e 8 donne, quindi è paritetico. Questa è già una cosa importantissima. Per quanto riguarda i colori politici, diciamo che non rappresentano dei colori specifici, ma un raggruppamento e una lista civica. Vi sono persone di sinistra, persone di destra e persone civiche, quindi persone che hanno amministrato precedentemente e giovani. La squadra, vi dico la squadra perché è importante conoscere la mia squadra. La squadra è composta da Ambrosini Maria Giulia, Cavallone Antonietta, Di Domizio Cristina, Di Lorito Luana, Marsili Federica, Palozzo Annalisa, Paolini Antonella, Vadini Emanuela, D'Angelo Andrea, Faieta Angelo, Farinaccia Germano, Maiano Giuseppe, Santavenere Tiziano, Sborgia Camillo, Speziale Manuel e Tatilli Gianni. Professionisti, commercianti, ecco, diciamo tutti i ruoli, riveste, la mia squadra riveste tutti i ruoli. Dicevo prima, amministratori e giovani che hanno voluto nella mia persona che mi ricandidassi come sindaco. E io ringrazio loro perché mi hanno dato il loro appoggio e penso che non li deluderò. Grazie allora al sindaco uscente Gino Cantò. Questa è la lista di Cepagatti-Ce che è stata presentata dal sindaco. Stessa domanda per lo sfidante, per Paolo Canzano, che è sostenuto dalla lista Cepagatti Cambia. Non abbiamo detto all'inizio, ma lo facciamo adesso, che essendo il comune di Cepagatti, avendo una popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti, sarà decretato subito al primo turno il vincitore di queste elezioni. Quindi, detto questo, Pierpaolo Canzano, la lista Cepagatti Cambia, anche per lei una breve presentazione della sua persona e della sua lista.
Salve a tutti, sono Pierpaolo Canzano, ho 41 anni, di professione faccio il tributarista e consulente aziendale, quindi per questo siamo un po' simili io e il sindaco Cantò. Abbiamo fatto questa squadra veramente di rinnovamento totale, nel senso che siamo stati, diciamo, avvolti da un'onda di cambiamento puro, in quanto la squadra è composta da 16 consiglieri più il candidato sindaco, ben 10 consiglieri sono giovani, la prima esperienza, quindi abbiamo solo 6 diciamo, candidati che hanno già avuto un'esperienza amministrativa o un'esperienza di candidatura. Questa nostra squadra è veramente rinnovata, tendente al centrodestra perché sono diciamo, per lo più i partiti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia che ci sostengono, ma all'interno ci sono anche, diciamo, dei candidati civici puri, molto giovani, che vanno, abbiamo all'interno della nostra squadra il farmacista, il medico di famiglia, l'artigiano, il libro professionista, il geometra, la casalinga, il pensionato, ci sono veramente tutto l'alveolo sociale della comunità di Cepagatti. Come dicevo prima, la nostra si chiama Lista Cepagatti Cambia perché vogliamo proprio dare un nuovo impulso a questa classe di amministratori Cepagatti, vogliamo svecchiare la classe amministrativa di Cepagatti che ormai sono tantissimi anni che vediamo, diciamo, i soliti volti, i soliti noti, diciamo, dentro alle stanze comunali. Vogliamo rendere questa partecipazione viva e di totale cambiamento. Anch'io vi elenco i consiglieri che sono, che fanno parte della squadra della lista Cepagatti Cambia, e sono il sindaco, diciamo, storico di Cepagatti, Lino Cantò, Cascini Daniela, Ciuffi Dante Luca, Ciuffi Monica, Coletta Anselmo, da Mario Giuseppe, d'Arcangelo Cinzia, di Meo Domenico, di Innocente Liliana, di Sabatino Laura, Guidotti Francesco, Luciani Gianmarco, Mazzocco Matteo, Mirabilio Matteo, Petaccia Gabriella e Santuccione Sara. Questa è la mia squadra che mi onoro a capitanare perché sono veramente tanti amici che mi hanno dato questo mandato. Grazie, grazie per Paolo Canzano per questa presentazione. Adesso entriamo un po' nel vivo anche di questa campagna elettorale che già è partita. Avete presentato le vostre liste, adesso vi chiedo di presentare anche il programma elettorale che ha mosso anche la scelta dei candidati consiglieri. Iniziamo sempre dal sindaco uscente, Gino Cantò. Allora, intanto volevo fare una disamina di quello che è stato fatto perché è importante. Una cosa di cui io vado fiero della mia amministrazione è la gestione della pandemia. I cittadini di Cepagatti lo sanno, quello che il sindaco ha fatto. Voi sapete tutti che il Cepagatti non era un centro vaccinale. Per centro vaccinale si intende quello organizzato dalla ASL. Il sottoscritto in prima persona ha organizzato a Cepagatti un centro vaccinale comunale e di questo ne andiamo fieri perché sono riuscito a vaccinare metà della popolazione. Questo è un vanto per Cepagatti, è un vanto perché abbiamo fatto venire anche persone che non erano di Cepagatti. Io ho fatto questa cosa e diciamo che ai cittadini voglio ricordare che nelle difficoltà la mia persona si è distinta e questo fa sì che i cittadini possano contare sul sindaco Gino Cantò. Io ho dimostrato in quelle circostanze, cioè ho chiamato personalmente tutte le persone, ho chiamato tutti i cittadini a vaccinarsi e mi sono sincerato delle loro condizioni. Questo, ripeto, fa di me una cosa buona e bella per aver fatto questa cosa per Cepagatti, perché garantire queste cose per la propria popolazione significa che può contare sul sottoscritto in prima persona e anche sulla sua amministrazione. Poi passeremo al programma. Volevo fare solo una piccola cosa, si parla dall'altra parte, parlano di svecchiamento, quando da parte nostra abbiamo il candidato che ha 20 anni, quindi il più giovane dei due schieramenti, e loro hanno la persona più anziana che ha 80 anni. Quindi non so di che svecchiamento si parli.
Grazie al sindaco uscente Gino Cantò. La palla passa adesso a Pierpaolo Canzano. Eccoci, allora, pronti. Rispondo un attimo al sindaco, che come svecchiamento abbiamo vogliamo creare veramente una classe dirigente futura per il nostro paese e amministrativa, visto che siamo un'età media tutti quarantenni. Faccio solo un'osservazione per il futuro di questo paese, in quanto abbiamo dovrebbe essere il 1° gennaio del 2027, ci saranno la fusione di 3 comuni fondamentali della provincia di Pescara: Montesilvano, Pescara e Spoltore. Quindi noi tra qualche anno avremo la possibilità di confinare ad est con Pescara e ad ovest con Chieti. Saremo il cuscinetto veramente dell'area metropolitana e oggi dobbiamo investire tanto sui servizi, perché oggi Cepagatti ha la possibilità di programmare veramente il suo futuro, programmarlo con un centro di attenzione sui servizi, sia per le famiglie, sia per le imprese, sia anche per il nostro tessuto sociale dei nostri anziani. Potrebbe veramente essere un collante questo dell'opportunità dell'area metropolitana, in quanto potrebbe veramente essere la Beverly Hills dell'area metropolitana, in quanto potremmo attirare sia le aziende e sia il benessere delle famiglie puntando sui servizi e puntando sul nostro territorio, che è veramente ampio e molto bello. Grazie anche a Pierpaolo Canzano. Io vi ricordo sempre che potete andare avanti anche fino a quando non sentite il canonico conto alla rovescia, che indica la fine del tempo a vostra disposizione. Però finora la risposta è breve, mi consentono anche di farvi più domande. Perfetto. Allora, una delle prossime domande è sicuramente uno dei temi di attualità per il vostro comune. Si parla di scuole e anche di impianti sportivi. Cosa è rimasto indietro, sindaco? Le faccio questa domanda visto che lei è il sindaco uscente. Cosa poteva essere fatto per ammodernare anche gli edifici scolastici e per magari implementare gli impianti sportivi presenti sul territorio? Insomma, cosa si può fare, cosa farà qualora dovesse essere rieletto sindaco su questo fronte? Guardi, noi io ho fatto l'assessore alcuni anni fa e con i fondi Terna, poi parleremo anche di Terna. Con i fondi Terna si doveva fare un plesso scolastico ampio che accoglieva tutte le scuole medie di Cepagatti. Purtroppo l'amministrazione che mi ha preceduto ha fatto sì che questi fondi venissero disvolti presso altre opere. Adesso io ho ripreso con i fondi PNRR, abbiamo fatto delle richieste e abbiamo ottenuto 4 finanziamenti. Quindi ammoderneremo tutte le scuole del territorio, la scuola media di Cepagatti, dove abbiamo ricevuto 1.700.000 euro. Poi la scuola di Vallemare, la scuola elementare di Vallemare, dove andremo a spendere circa 1 milione di euro, 1.200.000 euro, e là l'ammodernamento anche con la creazione di altre aule. Poi andremo su Villarea, a Villarea ammoderneremo la scuola materna di Villarea, là faremo anche una mensa, e quindi diciamo che l'attenzione che ha avuto la mia amministrazione, che avrà anche in seguito per le scuole, sarà decisiva, e ammoderneremo tutte le scuole. Sicuramente, ecco, non aver fatto il polo scolastico non è colpa della mia amministrazione, io mi sono ritrovato quelle scelte che ha fatto la passata amministrazione, però ecco, col PNRR siamo riusciti a ottenere circa 4 milioni di euro che spenderemo per le scuole di Cepagatti e ammodernizzandole. Vi dico, ho fatto pure richiesta alla provincia di Pescara per la scuola di Villarea, mi hanno concesso, sono riuscito ad ottenere dalla provincia di Pescara per 25 anni il convitto della scuola agraria di Villarea. Lì
vorremmo fare anche una nuova struttura, andremo a spendere dei soldi per creare una nuova struttura importantissima, perché lì ci sono ettari e ettari di terreno dove i nostri ragazzi, i nostri bambini potranno anche giocare e divertirsi oltre che andare a scuola. Per cui ammoderneremo quella struttura, ci spenderemo nell'immediato circa 500.000 euro e poi ci dirotteremo tutti i ragazzi in quella zona, che è una zona stupenda e bellissima. Gino Cantò, questa è la sua risposta. Pierpaolo Canzano, stessa domanda anche per lei: scuole, impianti sportivi. Da sindaco lei cosa farebbe qualora dovesse essere eletto? Anch'io nel quinquennio 2008-2013 sotto la giunta Cola ero assessore in quel quinquennio e la nostra idea era quella di fare un polo scolastico nuovo, attraente, moderno, con servizi sia di mensa ma anche sportivi. Allora abbiamo individuato in via Aurora un ettari di terreno dove investire questa scuola e il mio progetto vuole essere riprendere questo vecchio pallino che avevamo qualche anno fa. Come? Noi abbiamo delle scuole ormai che hanno 60-70 anni e ogni amministrazione che io ricordi, anche se sono giovane, che io ricordi ha investito milioni di euro sulle scuole esistenti. È stato fatto dal sindaco Cantolino a suo tempo, il sindaco Cola ha investito dei soldi sull'esistente, il sindaco Rapattoni ha investito soldi sull'esistente e il sindaco in questo quinquennio anche lui ha investito dei soldi sempre sull'esistente. Abbiamo sempre un rimasuglio, una ristrutturazione di quello che oggi sono le scuole che aveva mio padre forse quando era giovane. Noi vogliamo veramente svecchiarlo, cioè vogliamo avere una visione diversa per nuovi plessi scolastici e attraendo anche delle risorse con dei mutui accesi come mutui di scopo. Questo vuole essere veramente una attrattiva per i ragazzi cepagatti, perché come dicevo nei prossimi anni noi saremmo veramente il collante di due grandi province, quindi potremmo attrarre molte persone che vengono da fuori per stare bene a Cepagatti. Per quanto riguarda le strutture sportive, io sono uno sportivo, un ex sportivo, quindi sono molto sensibile a questa problematica. Quando ero assessore abbiamo rifatto il campo sportivo Marcantonio, l'abbiamo dotato di un'erba sintetica bellissima che all'epoca era di ultima generazione, come quello del Novara in Serie A. Oggi ci sono delle criticità sulla struttura dello sport, soprattutto sulla parte che investe gli spogliatoi e il complesso dove vanno gli spettatori. Noi lo vorremmo portare avanti e concluderlo. Grazie anche a Pierpaolo Canzano. Allora, siccome siamo più o meno a metà trasmissione, all'incirca mancano ancora 10-11 minuti alla fine della trasmissione, adesso invertiamo l'ordine delle risposte. Quindi ripartiamo da Canzano con la prossima domanda, che è sempre un tema di attualità per Cepagatti, perché da Terna è stata scelta Cepagatti per la realizzazione della nuova stazione di conversione abruzzese dell'Adriatic Link, l'elettrodotto sottomarino in corrente continua che unirà Abruzzo e Marche. Insomma, c'è questa tematica in ballo che riguarda questa infrastruttura importante che Terna appunto realizzerà sul vostro comune, tra l'altro è già in itinere. Allora, possiamo parlare anche di questo e del fatto che per esempio ci saranno dei ristori, alcuni già ci sono stati stanziati, altri ne saranno dati al comune di Cepagatti per la realizzazione di questa stazione di conversione. Allora, come impiegherebbe lei questi fondi di Terna per il suo comune? Allora, è da dire che nel 2011, quando è stato stipulato questo accordo tra amministrazione comunale di allora e Terna si era impegnata a dare come ristoro ambientale circa 9 milioni di euro. Questi soldi di allora furono programmati su una scaletta ben precisa. Di questi 9 milioni, ben 2 milioni erano destinati all'interramento
la demolizione di 2,6 km di linee esistenti su Bucceri, che ad oggi non ancora vengono realizzate questo interramento. Successivamente sono stati fatti altri progetti che le amministrazioni che si sono susseguite hanno un po' cambiato. La nostra idea, come era quella di prima, era fare un polo scolastico e altre attività soprattutto per i ragazzi, investendo anche sulla struttura, cioè su Bucceri, una parte di questo ristoro. Terna è arrivata, ha realizzato un primo impianto, un primo edificio, adesso ne seguirà un altro impianto, cioè un progetto che va sulla dorsale adriatica. Io vorrei incontrare il comitato che si è creato su Bucceri, discutere con loro quello che realmente sono le problematiche, le necessità di quel territorio, perché è veramente vessato, cioè un territorio che è stato sfruttato al massimo. I cittadini di quella zona sono ovviamente arrabbiati, perché si sono ritrovati un progetto impattante dove nessuno ha potuto, tra virgolette, fare nulla se non cercare di modificarlo e migliorarlo. Noi vorremmo anche delocalizzare un tratto di linea di 380 che va sulla Villanova Gissi, che sono 8 piloni che vorremmo andare a spostare sul versante esterno al fiume Pescara, per non impattare su tutta la nostra area agricola di Cepagatti. Ripeto, vorrei essere il garante di questa trattativa, investendo soprattutto il Comitato Piano Pulito, perché loro hanno le necessità e la disposizione di quello che ha bisogno il territorio. Questa è la risposta di Pierpaolo Canzano. Gino Cantò, sindaco uscente, anche per lei la stessa domanda, questione eterna, questione di attualità per il suo comune, che è interessato appunto da questa opera importante di Terna. Allora, per quanto riguarda Terna, io penso che i cittadini, specie i cittadini di Piano Marino, sanno l'impegno che sto facendo per loro. Forse non è tanto, loro diranno non ti stai impegnando tanto, però vi faccio notare, appena mi sono insediato l'altra volta io avevo detto: guardate cari cittadini, io per voi quello che posso fare lo farò, e ho tolto loro tutte le tasse, dalla Tari all'Imu, quindi quel piccolo beneficio io l'ho fatto, l'ho promesso e l'ho realizzato. Quindi questa è la prima cosa che io feci per loro. Adesso stiamo trattando con Terna. Io faccio presente a tutti i cittadini che Terna vuole realizzare la terza stazione. Loro vogliono e hanno offerto circa 10 milioni e 500 mila euro di ristori. Io sono l'unico sindaco tra tutti quelli della provincia di Pescara che non ha ancora firmato la convenzione. Loro forse stanno aspettando le elezioni, perché traccheggiano e traccheggiano. Io non ho firmato perché, se ai cittadini di Piano Marino non danno quei ristori che permettono loro di andarsene da quella zona o di dare a tutti i cittadini il ristoro che loro pretendono, il sindaco Cantò non firmerà alcuna convenzione. Questo Terna ne è al corrente, e i cittadini devono saperlo, loro lo sanno, io li ho incontrati tantissime volte, anzi, io per quella dico questo perché loro mi hanno anche fatto alcune denunce, veramente, alcune denunce a cui la magistratura non ha ritenuto di dare seguito, perché loro mi chiedevano di fermare la stazione, di fare un'ordinanza per chiudere la stazione, cosa che io realmente non posso fare, perché metterei senza corrente 18 milioni di abitanti dall'Abruzzo alla Calabria, per cui questo è impossibile. Loro parlano di omissione di atto d'ufficio, ma non è in questo senso. Io la cosa che posso promettere loro è che chiederò non 10 milioni e mezzo, ma 20 milioni, come loro chiedono, per destinarli totalmente alla popolazione di Piano Marino.
tutti i fondi verranno destinati a Piano Marino. Allora, abbiamo adesso all'incirca altri 5 minuti per rispondere. Io vorrei farvi altre domande. Vi chiedo, allora, sì, il sindaco uscente vorrebbe appunto riapprofondire le questioni del programma. Allora, facciamo così, vi lascio una domanda libera, anche se la mia idea era quella di chiedervi anche qualcosa relativamente alle politiche per i giovani, per agevolare i giovani e per intercettare fondi europei. La domanda potrebbe essere questa, ma visto che diciamo siamo in chiusura, fate voi, insomma. Pierpaolo Canzano inizia. Grazie. Lo sfidante. Allora, noi come punti al programma ne abbiamo scelti 3 che vanno a racchiudere un po' tutto: servizi, sociali, infrastrutture. Vogliamo creare un comitato permanente del commercio, in quanto noi abbiamo una bellissima realtà Cevagatti, che è quello del mercato domenicale. Il mercato domenicale è un nostro fiore all'occhiello e il commercio di Cevagatti vive di artigianato, di piccolo commercio e non solo di grandi infrastrutture che sono nella nostra zona industriale. La nostra idea è quella di creare un comitato permanente fatto di commercianti, di artigiani che vanno a spingere l'amministrazione per quanto riguarda la riqualificazione e la valorizzazione di tutto il commercio che abbiamo sul nostro territorio. Vorremmo istituire la Proloco Cevagattese, che ci dia da supporto tutto l'anno per eventi e manifestazioni. Vogliamo realizzare e trasformare il parco Santuccione in villa comunale, con dei parcheggi, con dei servizi ricettivi, con un punto ristoro che capace di andare, come succede nella villa comunale di Chieti, che le famiglie sfruttano a 360 gradi questo bel posto. Vorremmo istituire l'assessorato alla famiglia con un centro d'ascolto per quanto riguarda le persone in difficoltà. Potenziare il servizio ADI, perché noi abbiamo sul nostro territorio molte esigenze di famiglie che hanno al loro interno persone che vanno aiutate. E l'ultima, la ciclopedonale, che raggrupperà tutto il territorio di Cevagatti per collegarsi a Chieti e fare da anello. Grazie, grazie per Paolo Canzano. Allora, adesso Gino Cantò, abbiamo parlato un po' all'inizio dei programmi elettorali, lei aveva parlato però della questione legata alla gestione della pandemia, quindi adesso anche in questo caso, insomma, le lascio una domanda libera per parlare di quelle che saranno le priorità, insomma, del suo eventuale futuro amministrativo. Allora, per quanto riguarda il nostro programma, noi abbiamo realizzato una cosa fantastica, che sarebbe l'acquisizione del Parco Santuccione. Erano 40 anni che questa cosa non veniva risolta. Col sindaco Gino Cantò è stato acquisito il Parco Santuccione. Sono ettari di terreno che noi abbiamo destinato a parco e quindi questa è una cosa fantastica. Cioè, dopo 40 anni Cevagatti c'è il parco. Una cosa che io adesso vorrei realizzare dopo 30 anni, perché sono 30 anni che se ne parla, sono due cose. Uno è l'asilo nido comunale. Se andate a vedere tutti i programmi da 20 anni a questa parte parlano di una creazione di un asilo nido comunale. Noi abbiamo ottenuto 1.800.000 euro dal PNRR e per la prima volta Cevagatti avrà un asilo nido comunale. Un'altra cosa che vorrei realizzare è la rigenerazione delle case Marramiero. Anche in questa cosa è una cosa, un fiore all'occhiello che io, è la prima cosa che farò. La rigenerazione delle case Marramiero sono delle case fatiscenti all'ingresso di Cevagatti. Noi abbiamo già, siamo in graduatoria e abbiamo richiesto 4 milioni di euro per rigenerare tutta quella zona, creare una piazza con dei parcheggi per le attività commerciali, con una palazzina dove rimettere i due negozi già esistenti, quindi non creando danni nemmeno a quei due negozi, per la popolazione di quel posto. Una cosa essenziale che voglio dire a tutti i cittadini, una cosa che io ho già fatto nel corso della mia amministrazione, cosa forse prima in Italia. Brevemente, sindaco. Prima in Italia, la riduzione dell'indennità del sindaco e degli assessori. Noi ci siamo ridotti l'indennità del 50%, cosa che ripetiamo anche questa volta. Allora, questa quindi anche la risposta del sindaco uscente Gino Cantò. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, c'erano altre domande da fare, ma insomma ci dobbiamo fermare qui per ragioni di tempo, quindi l'appuntamento per i cittadini di Cevagatti è ai seggi il prossimo 14
10 e il prossimo 15 maggio, con i telespettatori di Rete 8 l'appuntamento ai prossimi spazi dedicati alle elezioni amministrative del 2023. Grazie a Gino Cantò, sindaco uscente sostenuto dalla lista Cepagatti-CE, grazie a Pierpaolo Canzano sostenuto dalla lista Cepagatti-Cambia e in regia grazie a Danilo Cinquino. A voi grazie per aver seguito questo nostro spazio dedicato alle elezioni amministrative del 2023. Buon proseguimento, arrivederci.